indipendente, e marocchini fuori, no? Ma sicuro, no, non tutti, perché c'era una ragazza. Non tutti, no. Ecco, non tutti, meno quelli male, che lavorano a casa, regolari, che fanno un po' gli schiavetti, va bene, quelli, no? Che vi puliscono i bagni vanno bene, vero? Quelli che vi puliscono i bagni, che fanno le pulizie, no, però, che scusa, fanno, Rosina, i lavori sporchi, Rosina, va bene. Ascolta, non offendere, no, no. Guarda che io, tra io e mio marito, abbiamo fatto 80 anni in Svizzera, come immigrati, ma ci siamo comportati sempre come si deve, che ancora il giorno d'oggi, guarda, che ho 86 anni, guarda, e mio marito 88... Ma guarda, guarda, sa che mia tutti gli immigrati se farabutti setto, come te permetti, mia tutti gli immigrati se farabutti, sa. Ma David, ma devi sempre far così, devi sempre far cadere la linea, far abbassare la gente il telefono, ma scusami, dai. Ma scusami, ma come si fa? Quello è un criminale quello che ha fatto questa cosa, ma non è, ma perché scusa, è un vabbè, quella va sotto casa perché lo vuole in galera, perché una che è stata ferita col ferro da stiro, ma, ma non è perché è un marocchino, è un criminale, punto. Cominciamo a dire le cose come stanno. Vabbè, riproviamo, dai, ogni senza volta. Senza dire, senza sempre cerca qualificare calma, le persone, cerca, ma di stare calmo per niente, perché non si possono qualificare calmo con le Rosina, persone falla parlare in brasa alle dia, falla sfogare un secondo, dai. Falla sfogare. Uno da Castelbaldo, lui da Marlara, e l'altro non so da dov'era, perché è scappato. Lui è scappato con l'oro più grande, con il lingotto d'oro, e avevo dei soldi svizzeri in oro, e è scappato. L'hanno portato via tutto, e almeno se avessero rubato, sì, e ci avessero lasciati stare, ma ci hanno lasciato agonizzare pieni di sangue per terra. Mamma, hanno rotto lo specchio grande del Comò sulla testa, sulla fronte, che ho avuto un trauma cranico, che se non veniva, se chiamavo il 118, saremmo stati qua per terra a morti tutti e due, legati mani e piedi. E dunque questi qua, tu dici, stanno a casa, invece dovrebbero stare in galera? Sì, quello che voglio. Mio marito lo vuole là, che facciano i suoi giorni là. Adesso ho speso un sacco, tutti i miei quattrini che avevo a parte, per le inferiate, per l'allarme, tutto torno alla casa, come si fa a vivere? Noi due viviamo nella paura qui. Eh beh, certo, assolutamente. Basta con sta storia, nonna. Nonnina mia, abbiamo sentito sta storia un sacco di volte. Basta. Allora? Ma perché? Che ha detto? Ha detto che ha speso tutti i soldi. Scusa, poveraccia, ha speso tutti i soldi. Nonnina? Dica, non ho capito. No, dico basta con sta storia. Sono Parenzo. Come basta con questa storia? Dico, signora mia, ogni volta ci racconta il ferro da stiro e l'oro. Ho capito, va bene, starà in galera quando deve stare in galera, dai, su. Ma questo sta a casa, giusto, Rosina? Ma ascoltatemi, ma chi siete e da che parte state? Ma come? Io sto con lei, signora, io sono con lei. Io sto dalla parte del diritto, sempre. No, lui sta dalla parte dei marocchini, signora. Rosina? Sì.